forza di 2 secondi. Allora, chi sei? Mi chiamo, buongiorno a tutti, mi chiamo Cosentino Sergio, sono un operaio dell'ex Lancia di Chivasso, Consorzio Pichi. Lavoro da 20 anni in quell'indotto. Noi siamo i primi fornitori della Fiat, facciamo gomme a ferro flocato. E devo dire che da un po' di anni a sta parte c'è stato uno svuotamento dei sindacati confederali nelle aziende, nel senso che si occupano solo di fare tessere di fondo pensione, tutte quelle cose complementari per cercare di svuotare lo stipendio. Tutto lo stipendio e se possibile magari toglierci anche dei soldini con la complicità aziendale. Sei in cassa integrazione? No, noi si può dire che non aprono spesso e volentieri la cassa integrazione, ma non la facciamo perché facciamo dei piccoli lavori che sono diciamo un po' complicati per l'indotto di grosse industrie. Ciao Alberto. Ciao. Ciao. E Vincenzo. Vuoi arrivare, mi ha detto. hai avuto dei problemi di cassa integrazione durante la tua attività lavorativa? Sì, ma non abbiamo fatta molta. Non abbiamo fatto molta cassa integrazione. Adesso sei qua, in pratica sei qua Io per... sono qua perché sostengo i Cobas. Io sono nelle SURLS Cobas alla Lanci di Chivasso. E chiaramente sei venuto a sostenere questi giovani. Sì, ho dato anche la mia roulotte a disposizione perché ci sono stati dei problemi perché con la tenda è cominciato a far freddo ieri vento e allora ce l'ho qui nel parcheggio, dico gliela do a disposizione, pertanto per la giusta causa. Perché qui ormai si sta diventando una cosa veramente vergognosa. Io non do la colpa a tanti sindacati, perché i sindacati fanno il loro mestiere. Devono fare gli accordi sempre più a ribasso. Io la colpa la do agli operai, che gli operai sono che vanno a firmare quelle indecenze, come qui hanno firmato a Mirafiori. Ed è solo una scusa che loro dicono o così, o stiamo a casa, è solo una scusa. Ci sono le multinazionali, le banche, tutte quante, i grossi imprenditori, sarebbe il 20% degli italiani che non pagano le tasse e vogliono collarci tutto a noi. Non si può più andare avanti così. Senti, Nicoso, oltre che alla Fiat, si sente in giro questa crisi, diciamo, a Torino? Com'è la situazione, diciamo, nell'ambito del La settore? crisi se la sono inventata a tavolino. Già da quando siamo entrati nell'euro? Dovevano tutti i partiti di destra e di sinistra dire un operaio adesso deve guadagnare 2.000-2.500 euro al mese. Invece così non è stato, sono stati tutti zitti per un bell'anno, poi quando la gente ha capito, ha cominciato a capire, perché non tutti capiscono in fretta, la gente ha cominciato a capire, ma non gli do una colpa, perché ci sono anche i media che dicono che qui si risparmia, là si risparmia. Va tutto bene, cercano sempre di far vedere tutto roseo, se televisioni private che fanno vedere tutto allegro, sorridente, tutto spendibile, così non è, infatti dopo quando ce ne siamo accorti è stata una batosta, perciò la colpa la do, quando siamo entrati nell'euro la colpa la do a tutti quanti che ci hanno proprio messo il fatto cadere in basso. Secondo te però Tutti i partiti di destra e di sinistra, a Torino della crisi Fiat si parla della situazione che si creerà a Torino, cioè la gente parla, quelli che tu conosci, parlano del fatto che la Fiat è in crisi e quindi c'è il rischio che a Torino, diciamo, chiuda la Fiat. la Fiat diciamo che ultimamente sta cominciando a investire in qualità e chiaramente se tu per 20 anni pensi solo a fare quantità. È chiaro che poi dopo le case estere che ormai sono ben piazzate e ti sfornano fuori dei modelli che a parità di prezzo la gente dice no, io non piglio un Fiat. Io ho preso un Fiat, ho preso la Multipla perché c'è mio figlio disabile e mi sono trovato bene con quella, per carità, però l'ho presa a metano. Bisognerebbe cercare di incominciare a capire
che il gas, il metano, l'elettrico, bisogna andare su quella linea. Dobbiamo avere un po' quell'ottica. È inutile che se ne vengono con i SUV. I SUV lo può comprare il 20% degli italiani che non paga le tasse. Noi dobbiamo avere macchine utilitarie che vanno all'energia alternativa. Dobbiamo puntare su quello noi. È tutta una fregatura che dicono che c'è crisi. La crisi se la sono inventata a tavolino per abbassare. Per farci cadere sempre più in basso noi operai, per toglierci la dignità, perché quando ci tolgono un centesimo ci tolgono una parte di dignità. La colpa io la do prima agli operai, poi Ma secondo te tutti gli altri. perché è colpa degli operai? Colpa degli operai che chi non combatte è già morto in partenza. Ma secondo te perché non combattono gli Non operai? combatte gli operai perché la paura uccide. Ma è solo un problema degli operai o di tutta la società italiana? È un problema della gente che non vuole scendere in piazza per battersi per i propri diritti. Quando poi le cose andranno peggio, perché non andranno che andare peggio, perché tu, un imprenditore, se non dai i soldi all'operaio, non li puoi aggirare i soldi dell'operaio, non può andare a un negozio a fare. È un ciclo, diciamo, naturale, un circolo naturale che ci deve essere. Non è che tu suoi operai gli dai 1000 euro o 900 euro al mese, non fa niente, non fa niente. È per strada. È per strada. Ecco, cos'altro da dire? No, Per niente. questo mi sembra Non sono proprio. un buon No, parlatore. no, no, ma non importa, guarda, la cosa che mi interessa normalmente, cioè proprio.